Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo La semplificazione del titolo edilizio per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge numero 34-2020 CILA Superbonus. Io sono Norina D'Agostini del Formez PA, farò una breve introduzione prima di lasciare la parola al relatore di stamattina che è Massimo Pugioni, esperto di semplificazione del Formez PA. Allora, questo incontro, questo webinar, si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato appunto al Formez PA di realizzare il progetto stesso. Queste sono le attività realizzate all'interno del progetto. Sono state realizzate 139 attività tra seminari, workshop, corsi learning e webinar di sensibilizzazione, informazione e formazione. Hanno partecipato a queste attività oltre 2.200 amministrazioni e sono state registrate oltre 35.000 presenze. Questi sono dati, aggiornati al 31 agosto 2021. È stato realizzato inoltre un ciclo di 12 video lezioni sulla gestione dei procedimenti unici SWAPE, ciclo di video lezioni che è pubblicato sul canale YouTube di Formez PA e anche alla pagina focus.formez.it. Sono stati inoltre costituiti e attivati sei centri di competenza regionali in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e sono state anche realizzate comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Queste sono tutte le tematiche che sono state trattate, affrontate nel corso delle attività, sia in presenza che a distanza. E qui questa infografica riporta invece il numero dei partecipanti agli eventi suddivisi per regioni, dati sempre aggiornati al 31 agosto 2021. Vediamo in questa infografica come i partecipanti agli eventi in presenza siano stati 5.781, mentre i partecipanti agli eventi online sono stati 29.645. Questa infografica invece riporta dunque gli enti di appartenenza dei partecipanti, i quali provenivano maggiormente dai comuni. Da luglio 2021 è iniziato un ciclo di incontri, di cui fa parte anche questo webinar, sulle novità introdotte dal Decreto Legge 77-2021, decreto legge che prevede misure di semplificazione delle procedure e rafforzamento della capacità amministrativa per la transizione energetica e digitale. Queste novità introdotte dal decreto legge riguardano la materia ambientale, quindi la valutazione di impatto ambientale, il provvedimento unico ambientale, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, la valutazione di ambientale strategica. Queste novità sono relative anche alla produzione di energia da fonti rinnovabili, riguardano l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il titolo abilitativo edilizio per gli interventi agevolati, CILA, Superbonus, appunto l'argomento di oggi, e riguardano anche gli appalti pubblici, cioè le procedure di affidamento sotto soglia. Riguardo questo argomento, vi informo che dal 26 ottobre 2021 è previsto un ciclo di quattro webinar proprio su questo argomento, cioè le procedure di affidamento sotto soglia. Ed è già possibile sul sito di Eventi PA iscriversi al primo di questi quattro webinar, quello cioè del 26 ottobre 2021, il cui inizio è previsto alle ore 9:30. Tornando sempre al decreto legge 77-2021, convertito in legge numero 108-2021, questo prevede anche modifiche alla disciplina relativa ai poteri sostitutivi, al silenzio assenso, alla procedura accelerata per la conferenza di
dei servizi semplificata, prorogata sino al 30 giugno 2023 e prevede anche modifiche alla disciplina riguardante le zone economiche speciali ZES. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e questi centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione, sia per la gestione di procedure complesse. Qui vediamo di nuovo i centri di competenza pienamente attivi: Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia. E questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati e i centri di competenza si sono rivelati degli strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti proprio in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA in cui trovate tutti gli eventi, tutte le attività che sono state realizzate nell'ambito del progetto. Troverete naturalmente anche informazioni sul webinar del 26 ottobre, relativo, come dicevamo, all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia e quindi troverete anche la possibilità di iscrivervi a questo webinar. E veniamo all'incontro di oggi. Dopo la mia introduzione lascerò la parola a Massimo Pugioni, ripeto, esperto di semplificazione del Formez SPA. Intorno alle 11 dedicheremo uno spazio alle vostre domande, quindi alle risposte alle domande che potrete porre in chat e alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Queste sono le tematiche che il relatore tratterà: la semplificazione dell'iter amministrativo per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all'articolo 119 del decreto legge 34/2020, cosiddetto oggetto del cosiddetto superbonus fiscale. Come dicevo, potete scrivere in chat le vostre domande da porre al relatore e questo incontro, come di consueto, viene registrato. Le slide e la registrazione saranno disponibili entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata all'evento, di cui vedete il link nella slide proiettata. Dunque, prima di lasciare la parola al relatore e nell'augurarvi buon lavoro, vi ricordo che gli attestati di iscrizione sono rilasciati a quanti chiaramente si sono iscritti all'evento e seguono almeno il 20%. Questi saranno disponibili nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA, la voce I miei eventi, e sono scaricabili autonomamente. Io chiedo a questo punto al relatore, di attivare webcam e microfono e provvedo a proiettarne le slide. Grazie mille, buon lavoro. Grazie Marina, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci vediamo in questo webinar in cui parliamo, come è stato introdotto, della semplificazione del titolo edilizio per gli interventi di cui al super bonus fiscale, il bonus 110. Ora, l'obiettivo di questo webinar è quello di illustrare in particolare quelle che sono le norme di semplificazione amministrativa legate alla CILA o alla cosiddetta CILA S, appunto per l'acquisizione del titolo abilitativo per questo tipo di interventi. Quello che non è l'obiettivo del webinar di oggi è, diciamo, entrare nel merito degli aspetti più prettamente fiscali del superbonus e quindi di individuare punto per punto quelli che sono gli interventi agevolabili, con, diciamo, quali percentuali e quali tetti, perché, diciamo, non è questo il nostro obiettivo. Su questo ci sono tanti eventi di formazione, rivolti più che altro ai tecnici. Quello che noi vedremo oggi è più l'aspetto legato, amministrativo, legato all'acquisizione del titolo edilizio su cui c'è ancora molta confusione. Il legislatore è intervenuto nella materia con il decreto legge 34 del 2020, in cui è il cosiddetto decreto rilancio della primavera dell'anno scorso, diciamo nella primissima fase dopo la prima ondata pandemica, introducendo una serie di misure in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e ha introdotto all'articolo 119 degli incentivi
per appunto interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici che in molti casi, come tutti sappiamo, arrivano fino al 110% della spesa. È sicuramente una, diciamo, un'occasione molto ghiotta per tutti quelli che fossero interessati a effettuare questo tipo di lavori, perché di fatto li possono effettuare senza un esborso diretto, in quanto sono tutti, rientrano tutti quanti nell'agevolazione fiscale. Ovviamente a determinate condizioni che sono abbastanza dettagliate nel testo normativo e nei decreti attuativi. Successivamente il governo è ritornato sul tema con il decreto legge 77 del 2021, con cui è stato appunto introdotto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, e ha introdotto ulteriori misure di semplificazione, soprattutto dal punto di vista amministrativo. Perché? Perché di fatto l'esperienza nel primo anno di vigenza di questa norma ha mostrato che per l'accesso diciamo, a questi interventi di superbonus c'erano tutta una serie di complicazioni amministrative legate soprattutto all'accertamento della conformità edilizia urbanistica della preesistenza, quindi dell'immobile sul quale si intende intervenire con gli interventi agevolati, e connesse difficoltà, ad esempio, di accesso agli atti negli archivi dei comuni, che rendevano di fatto complicato, lungo, diciamo, l'iter per la presentazione anche della pratica amministrativa per l'effettuazione di questi lavori. Quindi il legislatore, il governo, ha inteso, diciamo, semplificare questo iter. Ora, quello che si vede in realtà è che, nonostante gli sforzi legislativi per semplificare, come vedremo tra un attimo nel dettaglio, l'iter amministrativo per l'accesso a questi interventi, ci sono ancora un po' di resistenze, un po' da parte dei tecnici liberi professionisti, un po' anche da parte di alcune amministrazioni che, diciamo, faticano a comprendere soprattutto lo sgancio che il legislatore ha previsto tra la fattibilità di questi interventi e anche l'ammissibilità del bonus fiscale, dalla verifica della conformità edilizia della preesistenza e anche, diciamo, questo tipo di procedimento semplificato. Quindi, entrando un pochino nel merito del tema, io adesso vi proietterò una serie di slide dove passiamo in rassegna l'elenco delle tipologie di interventi soggetti appunto al bonus. Non perché, come vi ho premesso, mi interessi entrare nel merito di quali sono le tipologie di intervento agevolabili, ma giusto per capire sul piano amministrativo e del titolo abilitativo edilizio di quali interventi stiamo parlando. Quindi, vedete, in questo elenco io ho riportato tra, diciamo, puntini tra parentesi quadre, tutte quelle parti piuttosto lunghe anche nel testo normativo che individuano le condizioni a cui sono sottoposti questi interventi perché siano, diciamo, agevolabili dal punto di vista fiscale. A noi interessa solamente capire di quali tipologie di interventi stiamo parlando. Abbiamo due tipologie di interventi, intanto. Giusto per fare un inquadramento macro, gli interventi trainanti che devono essere quindi sempre presenti per essere ovviamente agevolabili e gli interventi trainati che sono tutta una serie di altri interventi agevolabili solo se in presenza degli interventi principali trainanti. Quindi gli interventi che devono essere sempre presenti, uno di questi, sono i cosiddetti capotti termici, quindi gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, compresi gli interventi per la coibentazione del tetto. Dal punto di vista edilizio, dimenticandoci per un attimo il discorso della CILA S e del superbonus, sono normali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, a seconda delle caratteristiche, che sarebbero comunque o liberi o soggetti a CILA.
Poi abbiamo gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a maggiore efficienza energetica, quindi impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o collettori solari, nonché esclusivamente per i comuni montani l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Parliamo sostanzialmente di opere impiantistiche legate più che altro all'impianto termico che nelle intenzioni del legislatore diciamo, si promuove la sua sostituzione con degli impianti a maggiore efficienza energetica. Quindi cappotti, isolamento termico, sostituzione di impianti termici. E ancora, sempre nei trainanti, parliamo ancora di sostituzione di impianti termici, in questo caso su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Vedete, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, ancora a condensazione, a pompa di calore, compresi impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti di microcogenerazione e collettori solari, nonché per le aree non metanizzate, caldaie a biomassa, ed esclusivamente per i comuni montani, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Anche in questo caso, quindi anche nel caso degli edifici unifamiliari e delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, gli interventi sostanzialmente riguardano la sostituzione di impianti termici con tipologie di impianto con una migliore efficienza energetica. A questi si possono abbinare tutta una serie di interventi cosiddetti trainati che accedono al bonus fiscale se in presenza degli interventi principali trainanti che abbiamo visto finora, e sono gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, posa in opera di schermature solari, sempre per migliorare l'efficientamento energetico, posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaie a condensazione o generatori d'aria calda sempre a condensazione. Posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Questo è tutto l'elenco dell'articolo che diciamo, è rimandato dalla norma, dall'articolo 119 per l'appunto. Ancora, interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione quando abbiamo gli abitanti che hanno un'età maggiore a 65 anni, l'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, l'installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali degli edifici e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Parliamo, al di là diciamo, del bonus, tutti gli interventi che rientrano più o meno nella definizione di manutenzione straordinaria, anche se sappiamo poi che l'intervento edilizio deve essere sempre valutato nel suo complesso. Ancora rientrano nel bonus interventi per la mitigazione del rischio sismico, quindi realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno dei seguenti interventi. Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica e la demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente. Qui sicuramente quando parliamo di interventi per la mitigazione del rischio sismico, parliamo di interventi che hanno una rilevanza maggiore sul piano edilizio, perché
abbiamo degli interventi che riguardano sicuramente le parti strutturali dell'edificio che possono riguardare, come vedete, anche la demolizione e ricostruzione di interi edifici per migliorarne le performance e quindi ridurre il rischio sismico. Quindi finora quelli che abbiamo visto per l'efficientamento energetico erano tutti interventi che rientravano nella manutenzione straordinaria, sicuramente di natura non strutturale, mentre quelli per la mitigazione del rischio sismico possono rientrare anche in manutenzione straordinaria di tipo strutturale o addirittura in ristrutturazione edilizia quando parliamo di demolizione e ricostruzione di interi edifici. Di per sé, al di fuori del campo, diciamo, del 110, noi sappiamo che la manutenzione straordinaria che interessa le parti strutturali degli edifici dovrebbe essere soggetta a SCIA, mentre la demolizione e ricostruzione di interi edifici è una ristrutturazione edilizia che può andare in permesso di costruire o SCIA a seconda della tipologia. Giorgioni, mi sente? Sì, Senta, non la vediamo più, non la vediamo più, non so se è perfetto. Grazie. Si è disattivata la webcam, grazie, grazie. Perfetto, perfetto, Scusate, adesso non la vedo. so. Sì, grazie. E quindi dicevo, di per sé, poi vedremo la semplificazione che è stata introdotta dal decreto per gli interventi 110, sarebbero interventi, diciamo, di maggiore rilevanza. Che cosa prevede la norma dal punto di vista dell'ammissibilità del beneficio fiscale? Prevede che il tecnico debba rendere determinate asseverazioni che non sono legate tanto all'aspetto del titolo abilitativo edilizio quanto all'aspetto dell'ammissibilità del beneficio fiscale. Ma mi interessa in questa sede leggere questa disposizione perché poi si collega ai casi, diciamo, di revoca dell'incentivo fiscale che mi interessa invece analizzare in maniera più approfondita, perché diciamo su quelli c'è un pochino di confusione. Allora, per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Quindi, sostanzialmente, per quel che ci può interessare in questa sede, i tecnici professionisti, progettisti asseverano che quegli interventi rispettano quei requisiti che sono previsti dai decreti, che quindi diciamo per diciamo, fare un'estrema sintesi, e che attraverso quell'intervento la classe energetica dell'immobile sale di almeno due classi, o in alcuni casi diciamo, è prevista anche che sia sufficiente una sola classe di miglioramento, e che rientrino diciamo, in tutte le condizioni di ammissibilità del bonus fiscale. Analogamente, per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, l'efficacia degli stessi ai fini della riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e del collaudo statico, e i professionisti attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Quindi c'è una forte responsabilità dei professionisti progettisti che devono asseverare non solo le condizioni di ammissibilità dell'intervento ai fini della diciamo, concessione del beneficio fiscale, ma anche la congruità delle spese che sono necessarie per la realizzazione di queste opere. Eccoci qui. Dal nostro punto di vista del regime applicabile, l'articolo 119,13 ter del decreto legge 34 del 2020, come modificato col decreto legge 77 del 2021, prevede che gli interventi di cui al presente articolo, che sono quelli che abbiamo appena passato in rassegna, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, cioè CILA. Quindi, giusto perché ho letto adesso una domanda, mi interrompo un secondo perché ho letto una domanda sul fatto che la classe energetica deve salire di 2 o salire alla classe più alta possibile.
Non è questo l'argomento del webinar, perdonatemi, nel senso che non ho problemi ad ammettere che non sono esperto delle condizioni, diciamo, di ammissibilità del bonus fiscale. L'argomento è, diciamo, ve li ho passati in rassegna giusto per capire quali erano gli interventi di cui stavamo parlando, però l'oggetto è quello di cui, diciamo, che iniziamo ad affrontare con questa slide, ovvero il regime amministrativo per il titolo edilizio. L'articolo, quindi, questo comma, quindi, divide in due parti gli interventi. Allora, gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici e tutti gli altri interventi. Gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, come vi accennavo poc'anzi, sono interventi che rientrano nella definizione, secondo l'articolo 3 del DPR 380 del 2001, di ristrutturazione edilizia e sono soggetti a permesso di costruire o a SCIA, come vedremo tra un attimo. Quelli non sono oggetto, diciamo, di questa semplificazione amministrativa e continuano a seguire il regime ordinario che la norma prevede. Tutti gli altri interventi, anche se riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti, rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria e sono soggetti a quella particolare CILA, che è appunto la CILA super bonus, che è oggetto di semplificazione con il nuovo decreto 77 del 2021. Diciamo, i primi interventi, quelli diciamo più gravosi, sono gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, che, come vi ho detto, rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia secondo l'articolo 3 del testo unico dell'edilizia. Qui dobbiamo dividere, diciamo, per capire qual è il regime amministrativo applicabile, dobbiamo scindere i casi più gravosi che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici, mutamenti della destinazione d'uso degli immobili compresi nelle zone A, quindi nei centri storici, e modificazione della sagoma o della volumetria complessiva dell'edificio o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice urbani, quindi sottoposti a vincolo, diciamo, storico, artistico, archeologico, monumentale in generale. Questi interventi sono soggetti a permesso di costruire secondo le disposizioni del DPR 380. Tutti gli altri interventi di ristrutturazione edilizia, quindi di demolizione e ricostruzione di edifici che non rientrino in questi casi, sono soggetti a SCIA. Badate, per questi si continuano ad applicare le disposizioni procedurali normali, ordinarie, non si utilizza quindi la CILA S, occorre attestare lo stato legittimo, presentare un progetto completo e seguire la procedura ordinaria. Quelli che sono stati oggetto di una semplificazione dal punto di vista procedurale sono gli altri interventi, quelli che non comportano demolizione e ricostruzione degli edifici che sono realizzabili mediante CILA. Intanto è bene sottolineare che il legislatore ha fatto rientrare espressamente nella CILA anche gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali o i prospetti. Allora, il fatto dei prospetti era stata una modifica introdotta a regime edilizio già col decreto legge 76 del 2020 per chiarire che nella manutenzione straordinaria rientrano anche gli interventi che prevedono modifiche su prospetti, perché in precedenza appunto venivano ricondotti alla categoria superiore, ma in questo caso ci sta dicendo, guardate, che se l'intervento è volto all'acquisizione, diciamo, al miglioramento dell'efficienza energetica o al miglioramento alla riduzione del rischio sismico e quindi accede al bonus 110, non è rilevante la distinzione sul fatto che incida o non incida sulle opere strutturali, è sempre soggetto a CILA. Quando il legislatore ci dice che l'intervento è soggetto a CILA, sta dicendo che è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata. Ora,
Successivamente, come poi vedremo tra un attimo, il legislatore, cioè o meglio, la conferenza unificata nella seduta del 4 agosto 2021 ha approvato il modulo semplificato per la presentazione della CILA in questi casi. Ma non confondiamo la CILA con il modulo di CILAS, perché anche questo mi è capitato. Soprattutto quando diciamo, alcuni tecnici professionisti richiedono di inserire il modulo che è stato aggiunto, che è stato approvato il 4 agosto, nelle pratiche che erano state presentate in precedenza. Ma in realtà il modulo è un modulo che è stato approvato per semplificare ulteriormente la presentazione delle pratiche, ma non è di per sé un elemento obbligatorio. Quello che è obbligatorio è che sia stata presentata la CILA, ovvero una comunicazione di inizio lavori asseverata. Se è stata presentata precedentemente all'approvazione di quel modulo, è comunque valida in quanto è comunque una CILA, anche se non è presentata su quel modulo. Non so se questo aspetto vi è chiaro, ma siccome leggo molti quesiti e sento molte perplessità da parte dei tecnici, è bene che almeno gli uffici abbiano chiaro questo concetto. Ad ogni modo, ecco, qui è una delle più grandi, diciamo, semplificazioni, perché nella CILA, dice direttamente la legge, sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Cosa ci si chiede di indicare in questa CILA, quindi? Ci si chiede di indicare in alternativa o il titolo abilitativo originario con cui l'immobile è stato legittimato, con cui è stata, diciamo, legittimata la costruzione dell'immobile, sia esso un titolo attivo, quindi un permesso di costruire. Oppure un permesso di costruire a sanatoria, diciamo, quindi sia o un condono, per esempio, comunque il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o che ne ha consentito la legittimazione con cui è stato regolarizzato. Oppure, in alternativa, di attestare che la costruzione è stata completata in data precedente al 1° settembre del 1967. Sostanzialmente, che cosa ci sta dicendo la norma? Il legislatore ci dice: dobbiamo accontentarci di verificare che l'immobile non sia completamente abusivo. Chiediamo almeno il titolo di legittimazione originario. Ora, se vogliamo, qui anche la previsione della norma non è particolarmente precisa, nel senso che gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967 potrebbero comunque essere abusivi, nel senso che non è la data del 1° settembre 1967 crea un po' di confusione. Intanto perché la data che segna, diciamo, fa da spartiacque per quanto riguarda la possibilità di stipulare degli atti pubblici ad oggetto quegli immobili, nel senso che se l'immobile è realizzato prima del 1° settembre 1967 è sufficiente questa dicitura per stipulare atti, ad esempio, di compravendita, di cessione dell'immobile senza citare i titoli edilizi. Dal punto di vista più spiccatamente della conformità edilizia dell'immobile, la data del 67, che è quella della legge Ponte, sostanzialmente è sufficiente per quelli per gli immobili realizzati al di fuori dei centri abitati o dove non c'era uno strumento urbanistico, per cui era già necessario, già dal 1942, un titolo abilitativo per la realizzazione dell'immobile. Ad ogni modo, per questo io dico sempre, su questo i tecnici forse farebbero bene a stare un pochino più attenti, però ai fini della presentazione della CILA per gli interventi super bonus è sufficiente o che ci indichino il titolo abilitativo originario di costruzione dell'immobile o che dichiarino che è realizzato prima del 67. Non è richiesta l'indicazione degli eventuali titoli abilitativi edilizi successivi al primo, come avviene normalmente quando viene richiesto di attestare lo stato legittimo dell'immobile, perché io so che al titolo abilitativo originario dobbiamo aggiungere i titoli abilitativi successivi che hanno legittimato la modifica dell'immobile fino ad arrivare
alla configurazione attuale dello stesso. Ecco, la presentazione della CILA dice espressamente l'articolo di legge non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis del DPR 380 del 2001. Da questo consegue che né il richiedente né il tecnico sono tenuti ad asseverare la conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile. È sufficiente indicare i dati che vi ho detto prima. Non è necessario compiere complesse ricerche negli archivi dei comuni. Ora, questo era esattamente l'obiettivo che si è posto il legislatore. Perché, come vi dicevo prima, nel primo anno di applicazione di queste disposizioni è emerso che c'era in tanti casi una grande difficoltà ad accedere a questo bonus perché i tecnici avevano difficoltà a reperire i progetti negli archivi dei comuni e quindi poi a verificare che ci fosse, che appunto lo stato dell'immobile fosse legittimo e conforme per poter presentare la CILA per l'effettuazione di questi interventi. Il legislatore ha deciso di sganciare non solo la realizzabilità di questi interventi, ma anche l'ammissibilità del beneficio fiscale dalla verifica dello stato legittimo. Poi ci dice: resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Questo vuol dire, intanto bisogna chiarire che non si tratta di un condono indiretto o di una sanatoria, cioè il fatto che oggi il cittadino mi presenti su quell'immobile una pratica per l'effettuazione degli interventi superbonus, dove mi illustra, mi fa vedere magari uno stato di fatto di quell'immobile che potrebbe essere difforme in maniera più o meno rilevante dai titoli abilitativi precedenti, non significa che con questo stia sanando quella irregolarità. Eventuali opere abusive restano tali e restano soggette alle sanzioni previste dalla normativa, che possono andare dalla demolizione nei casi, diciamo, più eclatanti fino all'applicazione di una sanzione amministrativa nei casi ad esempio di mancata SCIA o di mancata CILA, che sono la stragrande maggioranza, perché diciamo, perlomeno nella mia esperienza, io vedo che in maniera più o meno propria, prima di ricevere una pratica di 110 da parte di un condominio, mi capita di ricevere almeno 5 o 6, per dir poco, pratiche di mancata CILA per modifiche di tramezzi interni, a volte veramente di scarsissima rilevanza, come la chiusura di una porta, l'apertura, di una breccia su un tramezzo e cose del genere, perché, i professionisti suggeriscono ai propri clienti che è sempre meglio regolarizzare prima di presentare la pratica al 110. Sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che regolarizzare la situazione di una difformità, anche fosse una difformità di secondo ordine, come appunto quella di una mancata CILA in un intervento di manutenzione straordinaria, è sicuramente cosa giusta e cosa corretta. Non sono d'accordo quando si afferma invece che fare quel passaggio sia necessario prima di presentare la pratica dell'intervento 110, perché sono due cose che vanno su due binari separati. In ogni caso, come vi dicevo, eventuali opere abusive restano tali, sono soggette alle sanzioni ordinarie previste dalla normativa, ma non condizionano né la fattibilità dell'intervento agevolato né la concessione dell'agevolazione fiscale. Quindi l'intervento superbonus si può fare ed è diciamo, ammissibile dal punto di vista della concessione del beneficio fiscale, a prescindere dal fatto che possano esserci degli abusi. Ora è chiaro che uno si può porre, voglio dire, la domanda sorge spontanea o come minimo il corollario, perché uno può dire, ok, non mi si chiede di attestare la conformità dell'immobile, ma nel momento in cui io presento
Una nuova pratica è, diciamo, illustro uno stato attuale dell'immobile che d'ufficio si può rilevare essere difforme dallo stato legittimo. Mi sto, come dire, in qualche modo autodenunciando e mi sto esponendo a quelle sanzioni. Per essere, diciamo, coerente fino in fondo nel ragionamento, infatti, nell'approvazione del modulo di CILA Superbonus è previsto che l'elaborato progettuale che deve essere presentato a corredo della CILA consiste nella mera descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione a totale discrezione del progettista, questi potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Per cui non è nemmeno obbligatorio e richiesto che siano presentati elaborati grafici illustrativi. Ora, stiamo sempre parlando di quegli interventi che non comportano demolizione e ricostruzione, evidentemente, perché come vi ho detto, per quelli si seguono le regole ordinarie e il progetto è ovvio che va ripresentato totalmente. Stiamo parlando di quegli interventi di realizzazione di capotti o comunque di schermatura, isolamento termico e di sostituzione di impianti per i quali è sufficiente anche una relazione, quindi dice sintetica, ma il tecnico la può fare più o meno dettagliata anche per individuare in maniera precisa quali sono gli interventi che sono oggetto al bonus e che poi sono, diciamo, in base ai quali è calcolata la spesa ed è agevolata, ovviamente, il beneficio fiscale, ma non è necessario che presenti elaborati grafici illustrativi. E come tale, questo, esenta alla radice anche gli uffici tecnici dei comuni riceventi dal compiere, complessi accertamenti sulla conformità di quell'immobile. Prendiamo atto che si sta realizzando quel tipo di intervento e finisce lì. Ovviamente, salvo che per altre ragioni poi il progetto non sia necessario, perché magari ci sono dei particolari vincoli monumentali, paesaggistici, per cui è necessario acquisire un'autorizzazione. La stragrande maggioranza di questi interventi sono esenti anche da autorizzazione paesaggistica, però a seconda delle caratteristiche dell'intervento potrebbe essere necessario acquisirla. In quel caso, ovviamente, gli elaborati devono essere presentati, almeno quelli necessari per acquisire l'autorizzazione paesaggistica, quindi come minimo i prospetti, la simulazione fotografica e simili, però non è di per sé obbligatorio rappresentare lo stato attuale, che nella stragrande maggioranza di questi interventi poi corrisponde con lo stato futuro, nel senso che non prevedono una modifica della disposizione volumetrica e anche degli ambienti interni, perché l'oggetto di questi interventi è altro. Per gli interventi di edilizia libera di cui all'articolo 6 del DPR 380 del 2001 e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una descrizione sintetica dell'intervento inserita direttamente nella modulistica. Allora, anche su questo ho sentito delle interpretazioni, diciamo, folli, nel senso che questa diciamo frase che è inserita nel modulo di CILA Superbonus, o forse è inserita anche nella norma, mi pare di sì, anzi, non è che ci sta dicendo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'articolo 6 bisogna presentare la CILA. Mi sta dicendo che se nell'intervento di Superbonus sono compresi anche interventi di edilizia libera di cui all'articolo 6, quindi, ad esempio, pezzi che rientrano nella manutenzione ordinaria, e via dicendo, è sufficiente indicarlo nello stesso modulo di CILA. Non c'è bisogno di presentare elaborati in più. Non leggetelo, per l'amor del cielo, come per gli interventi di cui all'articolo 6 del DPR 380 bisogna presentare la CILA, perché non è questo che ci sta dicendo. Quelli sono di per sé liberi. Allora, il problema principale che si pongono i tecnici quando presentano queste pratiche è, ho sentito dire mille volte,
Ma io, anche se la norma mi dice che non devo dichiarare lo stato legittimo dell'immobile, io lo stato legittimo dell'immobile lo voglio verificare lo stesso, innanzitutto perché io sto asseverando e secondo perché se poi l'Agenzia delle Entrate dopo fa un controllo, potrebbe revocare il bonus fiscale. Io ogni volta che sento queste frasi mi viene da ribellarmi, nel senso che non possiamo far rientrare dalla finestra quello che il legislatore ha espressamente voluto far uscire dalla porta. Ora, vediamo quali sono i famosi casi di decadenza dal beneficio fiscale. L'articolo 49 del DPR 380 del 2001 prevede la disciplina generale e ci dice: fate salve le sanzioni, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso o sulla base di un titolo successivamente annullato non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre provvidenze dallo Stato o di enti pubblici. Questo è, diciamo, la norma generale di riferimento. Poi ci dice anche la norma che il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure, quindi non rientrino nelle tolleranze, ma anche perché questo è pleonastico, perché se rientrassero nelle tolleranze non sarebbero un abuso. Ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore o nei piani particolareggiati di esecuzione. Quindi sostanzialmente già ci sta dicendo che in generale non sono agevolabili tutti gli interventi che hanno interventi abusivi con violazioni di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta, destinazioni e allineamenti previsti dal piano regolatore. La spostamento di una porta interna, la diversa disposizione degli ambienti interni non sarebbe motivo di, come dire, revoca o inammissibilità del bonus fiscale, anche se non ci fosse la precisazione che vedremo nella slide successiva, perché non è sicuramente una violazione né di altezza né di distacco né di cubatura né di superficie coperta né di destinazione o di allineamento. Sono semplici opere interne, sono la stragrande maggioranza dei casi di piccole irregolarità che ci sono all'interno delle singole unità immobiliari, soprattutto nei condomini dove è più difficile che ci siano magari abusi volumetrici, a parte qualche balcone magari chiuso in maniera più o meno fissa. Vabbè, poi non sto qui a leggervi i commi 2 o 3. Questi sono, diciamo, i casi ordinari di decadenza dal beneficio fiscale. Ma il legislatore, nei casi specifici del superbonus, ci ha detto, è andato oltre. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordarci che gli interventi agevolabili col superbonus si dividono in due grandi tronconi: quelli comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, per cui si applicano i casi di decadenza dell'articolo che abbiamo appena visto. Mentre per tutti gli altri interventi, che sono la stragrande maggioranza degli interventi 110, i casi di decadenza di cui all'articolo 49 del DPR 380 operano espressamente, solo in alcuni casi espressamente previsti. E sono questi, vedete, per gli interventi di cui al presente comma, che sono quelli non comportanti demolizione e ricostruzione, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del 380 opera esclusivamente nei seguenti casi: 1. Mancata presentazione della CILA. E da qui discende il qui pro quo sul modulo CILAS, per cui molti pretendono di integrare anche nelle pratiche vecchie il nuovo modulo approvato il 4 agosto perché dicono uno dei casi di decadenza dal beneficio fiscale è la mancata presentazione della CILA. Nella mia pratica la CILA non c'è. Ma la CILA non è il modulo. La CILA è la comunicazione di inizio lavori asseverata. Se è stata presentata prima con il modulo che c'era in quel momento, sempre una CILA è. E quindi
Non si può sicuramente contestare una mancata presentazione della CILA e non c'è bisogno di integrarle il nuovo modulo sulle pratiche precedenti. Questo che sia chiaro. Secondo, interventi realizzati in difformità dalla CILA. Quindi io nella CILA avevo indicato che stavo facendo una cosa e poi invece ne ho fatto un'altra. E qui diciamo che ne dica la norma, o meglio il modulo, dove mi parla di descrizione sintetica dell'intervento, io dico è sempre bene che la descrizione sia il più possibile esaustiva per evitare che poi si venga contestato una difformità dalla CILA. Ma parliamo di una relazione più che di elaborati grafici, una relazione che individui dettagliatamente che cosa si andrà a fare, per evitare che poi successivamente l'Agenzia delle Entrate, prima ancora del Comune, possa contestare che l'intervento è realizzato in difformità dalla CILA. Terzo caso di decadenza del beneficio fiscale è l'assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo. Quindi, se manca l'indicazione del titolo abilitativo originario in base al quale è stato realizzato o legittimato l'immobile, o in alternativa la dichiarazione che è stato realizzato prima del 67. Evidentemente, no, o meglio, quindi non la difformità dell'esistente, non il fatto che ci siano abusi più o meno rilevanti, ma solo se manca l'indicazione del titolo originario o del fatto che è stato realizzato prima del 67. Quarto caso e ultimo, non corrispondenza al vero delle attestazioni rese ai sensi del comma 14. Quindi, presenza di attestazioni o asseverazioni false o mendaci. Se io dichiaro che è stato realizzato prima del 67 e non è vero, perché poi si dimostra che in realtà quell'immobile è stato realizzato successivamente e quindi è completamente abusivo, ecco, questo sì è un caso di decadenza dal beneficio fiscale, così come tutti i casi di attestazioni false o mendaci. Anche su questo qualche tecnico particolarmente zelante a volte dice: ma io, mi dice l'Agenzia delle Entrate, potrebbe revocarmi il superbonus in caso di abusi perché rientro in questo quarto punto. Non è vero. Perché io da nessuna parte attesto che l'immobile è conforme. La legge non me lo chiede di attestare che la conformità dell'immobile preesistente. E come tale non possono contestarmi un'attestazione falsa per il semplice motivo che non lo devo attestare. Quindi non può rientrare. Vedete che tra i casi di decadenza dal beneficio fiscale non c'è la presenza di opere pregresse abusive di maggiore o minore rilevanza, che restano sempre opere abusive soggette alla sanatoria o alle sanzioni previste dalle regole ordinarie, ma non condizionano né la realizzabilità né l'ammissibilità del beneficio fiscale del 110. Poi, legislatore, questo con la legge di conversione, quindi con la legge 108, ha ancora aggiunto che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata. Qui andiamo già su un gradino superiore, cioè violazioni formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, non solo sul piano edilizio, ma anche sul piano proprio della verifica dell'ammissibilità del beneficio fiscale. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità o omissione. Il legislatore ci sta dicendo: la revoca del beneficio fiscale è l'estrema ratio. Se anche nella pratica ci sono delle violazioni formali, non comportano la decadenza, e se anche ci fossero delle violazioni che comportano la decadenza, non la comportano su tutto l'intervento, ma limitatamente a quello oggetto di irregolarità o omissione. È una frase un po' sibillina,
non semplicissima, diciamo, applicazione pratica, però il concetto che c'è dietro è quello che vi ho detto, cioè la revoca del beneficio fiscale è tassativamente limitata ai casi che vi ho elencato prima. La norma prevede altre semplificazioni procedurali per gli interventi di superbonus e sono: in caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Quindi non è necessario, in caso di varianti in corso d'opera, presentare una seconda CILA di variante alla prima, perché le varianti le posso tranquillamente comunicare all'atto della fine dei lavori e integrano la CILA originaria. Non è richiesta, inoltre, alla conclusione dei lavori, la presentazione di una nuova segnalazione certificata di agibilità. Quindi gli interventi di cui al 110, anche se intervengono sulle parti strutturali, se intervengono sugli impianti, perché riguardano in molti casi proprio la sostituzione di impianti tecnologici, se riguardano il miglioramento dell'efficienza energetica, non richiedono la presentazione di una nuova segnalazione certificata di iniziatività, in deroga a quello che prevede il DPR 380 del 2001 per questo, che invece prevede che vada presentata una nuova agibilità ogni qualvolta si influisce, l'intervento influisce sulle condizioni di igiene, sicurezza, staticità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Per questi interventi non è necessario. Come abbiamo detto, in data 4 agosto del 2021 è stato approvato il modulo di CILA Superbonus. Come vi ho già ampiamente detto, questo è un modulo che è volto alla semplificazione degli interventi e non bisogna mai confondere la CILA di cui parla la legge col modulo di CILA che è questo e che è semplicemente uno strumento obbligatorio, se vogliamo, nel senso che le amministrazioni sono obbligate a diciamo a utilizzarlo e a chiedere quei dati ed è ai sensi del decreto legislativo 126 del 2016 non possono chiedere dati ulteriori rispetto a questo. Ricordatevi anche questo, perché l'articolo 2 del decreto legislativo 126 del 2016 sanziona in maniera anche abbastanza pesante questo tipo di violazioni, cioè le amministrazioni che dicessero sì, vabbè, nel modello CILA S c'è scritto che è sufficiente richiedere una relazione con la descrizione degli interventi, ma io decido che chiedo comunque i disegni perché voglio verificare se l'immobile è conforme o no e approfittarne per fare una verifica di conformità edilizia. Una cosa del genere è illegittima e una richiesta del genere, oltre ad essere vietata, è punita anche con la sospensione dal servizio, con la privazione della retribuzione per l'addetto, il dipendente pubblico che dovesse fare una richiesta di questo genere. E comunque è un modulo di semplificazione. Adesso mi interessa farvi vedere due cosettine, poi passiamo a vedere un attimino le domande che vedo essere molto numerose che state scrivendo nella chat. Intanto abbiamo una parte del modulo che contiene le dichiarazioni dell'interessato e una parte del modulo che contiene le dichiarazioni del tecnico. Per quanto riguarda l'interessato, chiede di dichiarare di avere titolo alla presentazione della pratica in quanto proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, condomino delegato, eccetera. Non chiede di indicare particolari dettagli del titolo di disponibilità dell'immobile, ma chiede di indicare qual è il titolo in base al quale, diciamo, la CILA viene presentata. Nonché l'interessato deve dichiarare di avere titolarità esclusiva o non esclusiva all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di soprattutto titolarità non esclusiva, vedete nel quadro successivo deve essere indicato se l'intervento non riguarda parti comuni, se riguarda parti comuni di un fabbricato condominiale, cosa specifica del superbonus, cioè la fattispecie in cui riguarda sia parti comuni di un fabbricato condominiale sia
parti dell'immobile di proprietà di singoli condomini, come è il caso della stragrande maggioranza di interventi 110 appunto sui condomini, riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà non costituito in condominio, ma c'è anche il caso in cui l'interessato dichiara che l'intervento riguarda parti dell'edificio di proprietà comune, ma che non necessitano di assenso da parte degli altri soggetti proprietari, perché, come previsto dall'articolo 1102 del Codice Civile, l'intervento apporta a spese del titolare modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri comproprietari di usufruirne secondo il loro diritto. Ancora, per quanto riguarda l'inizio dei lavori per gli interventi soggetti a CILA, qui mi viene indicato in questa sezione l'interessato deve dichiarare se sono necessari altri atti di assenso e in particolare nella prima sezione, che è la sezione C, se ci sono altre comunicazioni o segnalazioni certificate o se ci sono anche atti di assenso che devono essere acquisiti preventivamente, quindi in questo caso la CILA sarà ad efficacia differita, o meglio condizionata all'acquisizione degli altri atti di assenso. Mentre nella sezione D viene dichiarata la data di inizio presunta di inizio dei lavori nel caso in cui non siano necessari atti di assenso presupposti, oppure viene dichiarato che i lavori avranno inizio dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'acquisizione delle autorizzazioni nulla osta che devono essere preventivamente acquisite. Vedete, qui il punto D2, se vogliamo, è un po' contraddittorio rispetto a quello che dice la norma, perché come abbiamo visto prima, la norma mi dice che eventuali varianti le posso comunicare a fine lavori e integrano la SCIA originaria, scusatemi, la CILA originaria. Qui invece mi dice, prevede anche il caso in cui la CILA costituisce variante in corso d'opera a una precedente CILA Superbonus che costituisce integrazione alla stessa. Quindi diciamo, il modulo prevede anche la possibilità, che per carità la norma non vieta, di presentare una seconda CILA in variante alla precedente, fermo restando che prevede che sia sufficiente anche comunicare, come dire, contestualmente alla comunicazione di fine lavori. E ancora costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata precedentemente relativa a interventi edilizi non soggetti a superbonus. Questa è una cosa un po' particolare, nel senso che prevede la possibilità in cui io ho un progetto precedente in corso, già con un titolo abilitativo già acquisito, e su quel medesimo immobile io voglio realizzare un intervento di superbonus. In quel caso presento la CILA dicendo che questa integra il precedente progetto, sostanzialmente vanno in parallelo. Non ho bisogno di presentare una variante alla pratica precedente inserendo questi, ma inserisco, diciamo, trasmetto una CILA relativa agli interventi superbonus, agganciandola in qualche modo al titolo abilitativo precedente, che rimane parallelo per l'effettuazione di altre tipologie di interventi sul medesimo immobile. Ancora, qui c'è la sezione sul titolo abilitativo originario, vedete, chiede di indicare che la costruzione dell'immobile è completata prima del 1 settembre 67, oppure è stata autorizzata dal seguente titolo, è stata legittimata dal seguente titolo, semplicemente indicando gli estremi di quel titolo. Vi faccio notare che questo rientra nelle dichiarazioni dell'interessato, quindi questa non è una dichiarazione che fa il tecnico, ma che fa il committente che dichiara questi dati relativamente all'immobile oggetto dell'intervento. Dopodiché mi viene richiesto di indicare l'impresa esecutrice dei lavori. Questa sezione, secondo me, poteva essere anche un pochino migliorata, nel senso che soprattutto in caso di interventi di CILA condizionata all'acquisizione di atti di assenso, io in questo momento in cui presento la CILA potrei anche non sapere subito qual è l'impresa e quindi magari riservarmi di comunicarla successivamente, possibilità che in realtà il modulo non prevede. Ad esempio il modulo regionale della Sardegna, che conosco meglio per ovvie ragioni, lo contempla. Nel modulo nazionale questa possibilità non c'è, ma secondo me
uno può anche nelle note precisare che lo comunicherà successivamente. In un caso del genere, le dichiarazioni del progettista sono invece molto scarne, nel senso che vedete. Il sottoscritto dichiara che i lavori riguardano l'immobile individuato nella CILA, di cui la presente relazione costituisce parte integrante sostanziale, e va bene. Questo è semplicemente il collegamento tra questa relazione, dichiarazione del progettista e il corpo principale della CILA, dichiarato dal committente, che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano tra quelle previste dall'articolo 119 del decreto legge 34, indicando semplicemente se costituiscono efficientamento energetico o miglioramento, diciamo, del rischio sismico. In particolare, i lavori consistono in, quindi una descrizione dei lavori. Ancora, questo se vogliamo è un po' ridondante perché questi dati ce li ha già dati il committente, ma li deve dichiarare anche il progettista. E quindi che per la realizzazione dell'intervento edilizio sono necessarie le seguenti segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni e notifiche. È necessaria anche l'acquisizione dei seguenti atti di assenso espressi, quindi bisogna indicare gli atti di assenso e l'autorità competente al rilascio. Dopodiché, semplicemente un campo note. È una asseverazione che gli interventi compiutamente descritti nell'elaborato progettuale o nella parte descrittiva sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia. Gli interventi di cui alla presente CILA, non l'immobile su cui sto intervenendo. Date luogo il progettista, questa l'asseverazione. Ora io come illustrazione avrei terminato. Ora cerchiamo di vedere un pochino le domande che avete scritto in tempo reale, fermo restando il fatto che a qualcuna risponderò, a quelle a cui non faccio in tempo a rispondere, comunque darò una risposta scritta, sempre che siano attinenti ovviamente all'oggetto del webinar. Non, se mi avete chiesto ma questo intervento è agevolabile oppure no, vi dico già che non. Vi rispondo perché non vi so rispondere, nel senso che non è quello l'oggetto del webinar e non è quella neanche la mia competenza specifica. Negli ultimi giorni stanno pervenendo moduli CILAS quali integrazioni a CILA e SCIA già efficaci e che usufruiscono del superbonus 110. Questo è per quella interpretazione che vi ho detto prima, perché siccome qualcuno legge che tra gli interventi, che tra i motivi di decadenza del beneficio fiscale c'è cioè la mancata presentazione della CILA e erroneamente pensa che quando il legislatore parla della CILA stia parlando di un modulo invece che di un istituto, in qualche modo di una tipologia di titolo abilitativo, presentano il modulo di CILA S ad integrazione di quella pratica perché non si sa mai che magari l'Agenzia delle Entrate gli revoca il beneficio fiscale. Sbagliato, perché se la pratica era stata già presentata con la CILA. Non c'è dubbio che la CILA c'è, anche se è un modulo diverso. Le CILA sono state inviate ai sensi delle linee guida ANCI, come dobbiamo comportarci come comune. Non capisco la domanda. Eventualmente, se poi me la precisa meglio, vedo di rispondere se non faccio in tempo, per iscritto. Come comportarci nell'istruttoria della pratica in caso di balconi chiusi abusivamente? Ecco, ora chiaramente l'ufficio tecnico che dovesse rilevare un caso del genere, la CILA per l'intervento superbonus è pienamente valida ed efficace. Certo che se io nell'esercizio della mia istruttoria dovessi rilevare che in quell'immobile ci sono dei balconi che sono stati chiusi abusivamente, ma così come qualsiasi altro genere di sanzione, e lo rilevo dagli elaborati grafici o lo rilevo dalle fotografie o da quello che è, evidentemente il fatto che sussista quella tipologia di irregolarità non condiziona l'effettuazione dell'intervento 110, non condiziona neanche il bonus fiscale. Lo sanziono, o meglio, agisco come se avessi rilevato un abuso, a prescindere dal fatto che ho la pratica per l'effettuazione dell'intervento di superbonus. Quindi gli farò
In questo caso c'è un ampliamento volumetrico abusivo, presumibilmente gli fare un'ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino. Nel caso di balconi, normalmente sono degli infissi, quindi è anche un intervento facilmente, come dire, rimovibile. Diciamo, devo agire secondo quello che la norma mi prevede per quella tipologia di abuso, come una procedimento ad iniziativa d'ufficio sulla base di quello che rilevo da quella pratica, ma non mi condiziona quella pratica. Sulla CILAS, che tipo di controlli deve esperire lo sportello unico? Solo di regolarità formale? Beh, lo sportello unico di per sé compie verifiche di tipo formale. Dopodiché, se parliamo di sportello unico di edilizia, e per cui corrisponde anche con il soggetto che ha in carico l'istruttoria tecnico edilizia, diciamo che anche a livello di tecnico istruttorio non c'è molto di più di un controllo formale, perché dal punto di vista edilizio si tratta di interventi abbastanza inconsistenti. Certo che nessuno vieta all'amministrazione di decidere anche di fare una verifica di conformità di quegli immobili sulla base di quello che si può rilevare o sulla base anche di altri tipi di indagini, ma niente di diverso da quello che l'amministrazione potrebbe decidere di fare comunque a campione sul patrimonio edilizio esistente, nel senso che non è una verifica direttamente collegata a quel tipo di intervento. Non so se sono chiaro. Cioè, secondo me, anche per cogliere lo spirito che il legislatore ci sta suggerendo, sarebbe opportuno non compiere particolari indagini e verifiche. Nel momento in cui chiaramente il legislatore mi dice che quello non va attestato, mi sta anche sollevando come ufficio dall'onere di verificare una cosa che non deve essere asseverata e attestata in quella pratica. Poi io posso anche decidere una pratica su 10, questo tipo di verifica, di compierla, ma lo posso fare a prescindere come per tutti gli altri tipi di pratiche. Permesso di costruire presentato nel 2020, già comprensivo di opere inerenti il superbonus, ora necessaria una variante. Va presentata anche la CILAS oltre alla variante? Allora, se è stato presentato nel 2020 e ho acquisito il titolo abilitativo nel 2020, prima della modifica del comma 13 bis dentro un permesso di costruire, secondo me il titolo è sufficiente. Se ora va presentata una variante, per me è bene anche presentare anche il modulo di CILAS, perché a meno che la variante non riguardi altre cose diverse da quelle. Però diciamo, in un momento come questo, se il titolo lo acquisisco adesso, è bene presentare anche la CILA, anche se l'intervento complessivamente è maggiore e quindi è soggetto ad un titolo abilitativo superiore. Non so se mi è chiaro, cioè se è chiaro, cioè se l'intervento 110 è all'interno di un intervento più ampio che necessita ad esempio del permesso di costruire, oggi come oggi, stante il dettato della norma che mi dice che uno dei casi di decadenza è la mancata presentazione della CILA, io tra vedere e non vedere la CILA la presenterei. E anche questo è un po' contraddittorio nell'ottica della semplificazione, perché ci possono essere dei casi in cui, come dire, il fatto di averlo semplificato in CILA, porta ad un onere aggiuntivo, rispetto al, diciamo, al non averlo precisato, nel senso che qui forse sarebbe stato più corretto mancata presentazione della CILA o di un titolo abilitativo superiore ove necessario. Perché poi alla fine quello che qui vuole censurare il legislatore è la mancata acquisizione del titolo abilitativo. Per cui piuttosto che dire che io devo presentare la CILA anche contemporaneamente a un permesso di costruire, sarebbe stato più corretto mancata acquisizione del titolo abilitativo. Così era più
come dire, più preciso, però vabbè. Si chiedono cortesemente indicazioni circa l'iter autorizzativo per l'installazione di impianti fotovoltaici in zona A. Dalla normativa paesaggistica, l'intervento risulta essere esente dall'acquisizione del titolo. A livello edilizio, invece, la DGR 27/16 del 1 giugno 2011, articolo 5,22, prevede per tali impianti l'acquisizione della PAS. Sorge un dubbio se tale procedura PAS possa intendersi superata dai recenti interventi di semplificazione in ambito edilizio, anche in considerazione della presentazione della CILA Superbonus con procedimento a 0 giorni. Mi riservo di rispondere per iscritto perché lo devo guardare bene. Se è riferito alla normativa della Sardegna, come presumo, probabilmente non è dovuto niente, però nel caso in cui rientri negli interventi 110 si presenta comunque la CILA. Comunque mi riservo di leggerla meglio, di controllarmi i riferimenti normativi e di rispondere per iscritto. Interventi trainanti, deve essere presente almeno uno di quelli elencati, giusto? Che io sappia, assolutamente sì, ci deve essere almeno uno degli interventi trainanti. Interventi complessi, quelli realizzati sul medesimo immobile, che comprendono sia lavori che beneficiano il Superbonus 110, sia lavori che non ne beneficiano. La relazione sul risparmio energetico e il progetto strutturale possono essere unitari, comprensivi di entrambe le tipologie di opere, o essere allegati indifferentemente alla CILA o al titolo edilizio ordinario? Ma allora, qui bisogna un pochino vedere quello di cui stiamo parlando, perché secondo me, alla fine la relazione sul risparmio energetico e il progetto strutturale devono essere unitari e comprensivi di tutto. È chiaro che lì deve essere il tecnico bravo a relazionare e a spiegare e ad asseverare la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità del superbonus, illustrando quindi con una relazione sul contenimento dei consumi energetici, o meglio con una qualificazione energetica ante operam e post operam, che sussistono, diciamo, le condizioni per l'ammissibilità del beneficio fiscale, a prescindere dal fatto che poi la relazione la posso fare anche unitariamente. Qui bisogna stare un pochino attenti, magari andare un po' al di là di quello che i vari software preconfezionano, in modo da precisare esattamente quello che deve essere precisato. Ecco. La classe energetica deve salire di due classi o salire alla classe più alta possibile? No, questa è una domanda su cui non vi rispondo perché rischio di dire cose non esatte. Sono pervenute alcune pratiche CILAS pure, senza altri interventi ricadenti in CILA, SCIA o permesso di costruire, prive di allegati. Quali sono gli allegati obbligatori? Gli stessi di una normale CILA? Un elaborato grafico è obbligatorio? Credo di aver risposto nell'illustrazione della di avere già risposto a questa domanda. Comunque, l'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare. La presenza di elaborati grafici è del tutto facoltativa e rimessa alla discrezionalità del tecnico. La relazione legge 10 e decreto legislativo 192 del 2005 è un allegato obbligatorio. È obbligatorio nei casi previsti da questa norma, cioè la norma che si cita, hanno tutta una serie di esenzioni, quindi bisogna vedere se rientra o non rientra sulla base di quello che la norma stessa prevede. Un caso pratico: realizzazione e impianto di riscaldamento a pavimento che comporta innalzamento della quota del solaio. Il conseguente intervento di innalzamento delle soglie delle finestre per garantire l'altezza minima dei parapetti è un intervento che può essere inserito nella medesima CILAS oppure è soggetto ad altro titolo abilitativo parallelo, assolutamente nella medesima CILAS. La norma precisa anche quando comporta interventi strutturali o sui prospetti, quindi tutto quello che è conseguente all'intervento per il miglioramento dell'efficienza energetica. In questo caso, il mio intervento di miglioramento dell'efficienza energetica è la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento a cui consegue l'innalzamento dei parapetti delle aperture
che sono collegate e rientrano nella stessa CILAS. La dichiarazione dello stato legittimo, a parte i casi ricadenti esclusivamente nella CILAS, va sempre presentato? Si deve fare una relazione sempre? Allora, se il caso rientra nella CILAS, è esente dalla dichiarazione dello stato legittimo dell'immobile. Negli altri casi, come prevede il DPR 380, in generale sì, per quelli per cui è previsto. Se parliamo di interventi di edilizia libera, di cui all'articolo 6, non si deve essere presentato niente e quindi nemmeno l'asseverazione, cioè la dichiarazione dello stato legittimo. Si parla di demolizioni e ricostruzioni totali o anche parziali. La norma non lo precisa, parla di demolizione o ricostruzione di edifici, quindi per me è anche parziale. Poi, salvo chiarimento diverso, riterrei anche parziale. Le modalità di istruttura della pratica CILAS, titolo non contemplato dal DPR 380, ma da legge speciale, ni. Su questo non sono del tutto d'accordo, nel senso che la CILAS. Torniamo sempre a bomba. Allora, non confondiamo la CILA con la CILAS, o meglio, non confondiamo il titolo abilitativo col modulo. Quando parliamo di CILAS, parliamo normalmente del modulo, che è un modulo semplificato di CILA, che corrisponde ad una tipologia di CILA semplificata. Ma dal punto di vista del DPR 380 o di inquadramento del regime amministrativo, quella è sempre una CILA, è una comunicazione di inizio lavori asseverata, una fattispecie speciale, se vogliamo, perché ha alcune particolarità, non richiede l'attestazione dello stato legittimo, non richiede la presentazione di elaborati grafici, ma solo di quelli, ma è sempre una CILA, eh. Il regime applicabile è sempre quello della CILA che è prevista dal 380. Quindi la modalità istruttoria della pratica è alla stregua dei procedimenti ordinari? Faccio riferimento al procedimento ai sensi della 241. Direi di sì. Cioè si applicano tutte le disposizioni generali della 241, ma anche del 380, dove prevede la CILA, a parte tutto quello che è precisato nella norma speciale. Per tutto il resto si applicano le disposizioni generali. Qual è la differenza tra costruzione autorizzata dal seguente titolo a costruzione legittimata dal seguente titolo, punti F2 e F3 del modulo CILAS? Su questo ci ho messo un po' a darmi una risposta, la risposta che mi sono dato è che la costruzione è stata legittimata dal seguente, autorizzata dal seguente titolo e quando io ho realizzato l'opera, conseguentemente all'acquisizione di un permesso di costruire o di un titolo attivo, mentre legittimata dal seguente titolo è quando l'ho sanata. Quindi ho un permesso di costruire in sanatoria, un condono o un titolo in sanatoria. Quella è la differenza. Sulle pratiche in sanatoria in corso o condoni, come ci dobbiamo comportare? Non ho capito la domanda. Ci dobbiamo comportare che dobbiamo mandarle avanti. Non condizionano quegli interventi di cui stiamo parlando. Poi non ho capito esattamente di cosa stiamo parlando. Se l'ufficio comunale rileva difformità, abusi edilizi nella CILA, oltre a procedere con l'intervento 110, deve segnalare all'ufficio antiabusi. Sì, deve segnalare all'ufficio antiabusi. Seguirà la strada per la sanatoria o per la sanzione o per la demolizione, a prescindere dall'intervento 110. Se dovessi rilevarlo, certo, lo segnalo perché segua la sua strada. E se l'abuso non è sanabile, si applicano le disposizioni del 380 come per tutti gli altri casi che non condizionano l'intervento 110, perché questo il legislatore ci ha detto. Qualora il titolo originario preveda la costruzione di una casetta di un piano, tipico anni 60,
Poi la stessa viene sopraelevata di 2 piani per la realizzazione di altri appartamenti. È sufficiente il primo titolo edilizio originario oppure occorre indicare anche il successivo titolo della sopraelevazione, considerato che si tratta di un intervento più consistente di quello originario? La legge dice che l'intervento con cui è stato. Che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto di intervento del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per me è sufficiente quello originario, anche se fossi nel tecnico, probabilmente a livello, come dire, almeno generale, indicherei anche il secondo. Perché di fatto ne ha previsto la costruzione, una sopraelevazione di quel genere, inquadrabile come nuova costruzione, e quindi si può valutare che sia corretto e opportuno riportarne gli estremi. Per quanto il legislatore ce l'ha voluto lasciare molto sfumato e libero questo aspetto, però è opportuno indicarlo. Nel caso in cui si debba presentare una pratica successivamente a seguito di presentazione di CILAS, quale deve essere lo stato legittimo di riferimento? Ci si deve riferire ai titoli precedenti? Beh, se si presenta una pratica successiva, bisogna dichiarare lo stato legittimo dell'immobile e quindi tra quelli indicare anche la CILAS che riguarda quell'immobile, anche se probabilmente non lo modifica dal punto di vista dello stato legittimo, però ci si deve riferire a tutti i titoli abilitativi. Cioè, l'esenzione alla dichiarazione dello stato legittimo è riferita alla pratica di CILA, non a pratiche precedenti o successive, per le quali si applicano le regole ordinarie. Sono previsti anche piccoli incrementi volumetrici con la CILAS? Con la CILAS sicuramente no. Incrementi volumetrici non sarebbero manutenzione straordinaria. La norma la estende anche alle opere strutturali, alle opere sui prospetti, ma non sicuramente incrementi volumetrici né demolizione e ricostruzione. Le modifiche prospettiche rientrano sempre nella CILAS, perché questa è un'altra domanda. Se dichiaro che l'immobile è antecedente al 1 settembre 67, ma è in centro urbano e non ho il titolo previsto, cosa rischio? Allora, se l'immobile è antecedente al 1 settembre 67, ma è in centro urbano e non ho il titolo previsto, cosa rischio? Rischio né più né meno di quello che rischiavo se non lo avessi presentato, nel senso che l'immobile, se è abusivo, abusivo resta. Non ho dichiarato il falso, la pratica sta in piedi, la pratica del 110, perché di fatto la legge prevede sia sufficiente dichiarare che è realizzato prima del 1 settembre 67, dopodiché un eventuale controllo o contestazione dell'abuso, peraltro possibile a prescindere dal 110, può portare alle sue conseguenze, ma è una cosa totalmente indipendente. Io mi fermerei qui anche perché siamo arrivati al termine, vedo che ci sono tante altre domande, ma risponderò con calma per iscritto e sarà dis reso disponibile nella pagina. Ecco, Grazie Lorina. mille al relatore. Allora, mentre proietto la slide dei saluti, io ricordo che sia la registrazione che le slide di questo incontro saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Vedete il link sulla slide. Per quanto riguarda le risposte, queste saranno pubblicate nei prossimi giorni, tra l'altro sono tantissime, quindi ci vorrà un po' per elaborarle, quindi saranno pubblicate queste risposte nei prossimi giorni sempre sul sito di Eventi PA e sempre alla pagina dedicata a questo evento. Infine, gli attestati di iscrizione sono rilasciati a quanti si sono iscritti, a quanti hanno seguito almeno il 20% e sarà possibile scaricarli autonomamente sul sito di Eventi PA, la voce I miei eventi.
anche questi nei prossimi giorni. Io ringrazio ancora il relatore Massimo Pugioni, ringrazio i partecipanti e una buona giornata a tutti e a tutte. Grazie, grazie veramente, grazie. Grazie e buona giornata.